Giove ed inno nazionale al centro di tutte le manifestazioni per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Da Torino in piazza Carlo Alberto ad Asti, in piazza San Secondo e piazza Alfieri, gli astigiani hanno voluto onorare oggi la festa del 17 marzo. Vediamo. Si inaugura questa mostra itinerante in tutti i comuni d'Italia, realizzata dai nostri soci per ricordare il 150° dell'Unità d'Italia. Camillo Cavour fa da guida al processo che porta alla Italia Unita. Io invito tutti a venire a Santena a visitare il castello dove è cresciuto e dove si è formato Camillo Benso e dove c'è la sua tomba. Penso che quest'anno sia l'occasione buona per rendere omaggio al principale artefice dell'Unità d'Italia. Chi passa anche un solo minuto da Santena sulla sua tomba, credo che compierà un gesto molto significativo per tutti noi. Monastero Bormida si è tenuto il meeting nazionale dedicato agli allevatori della razza bovina piemontese. Giunto alla 7ª edizione è stato ospitato nell'azienda agricola Aurelio Merlo di Frazione San Desiderio. Sentiamo.
Questo è l'appuntamento ormai tradizionale degli allevatori che d'inverno, avendo un po' più di tempo, si ritrovano in un'azienda leader, ecco, che ha qualche cosa da insegnare per fare appunto il punto della situazione dell'allevamento. Siamo venuti in quel di Asti, in una bellissima azienda che ha in sé qualcosa di innovativo, di bello, è riuscita attraverso un prodotto di qualità a valorizzarlo, creando quel contatto col consumatore diretto, fornendo un prodotto eccezionale a dei consumatori esigenti. Perciò quest'anno è veramente un anno particolare, abbiamo visto una realtà piccola ma molto dinamica, con delle soluzioni innovative che ci permettono di andare a casa con qualcosa di più, ecco, nel nostro bagaglio delle conoscenze. E anche per oggi qui da Asti è tutto, grazie per averci seguito, restituiamo la linea allo studio.